rispetto all'anno scorso riusciamo ad illuminare le stesse strade, anzi forse probabilmente qualche chilometro in più di strade rispetto all'anno scorso. Sono circa 23 i chilometri di aree che abbiamo raggiunto dalla pubblica illuminazione, quindi dall'illuminazione natalizia. Infatti il nostro è un potenziamento della pubblica illuminazione in occasione delle festività natalizie. Anche via Toledo, piazza Dante, e poi continuiamo nei prossimi giorni, come abbiamo detto, in tutti i quartieri e in tutte le municipalità. Credo che la prossima scadenza sia al quartiere Sanità Il Vomero, se non ricordo male, ma questo l'assessore Borriello può essere più preciso. Ma siamo soprattutto soddisfatti perché quest'anno non è stato facile, perché chiaramente si è votato a fine giugno, quindi abbiamo avuto minor tempo per programmare, non abbiamo avuto nessuna risorsa regionale su queste luci, che sono luci della città. Abbiamo addirittura risparmiato rispetto all'anno scorso, quindi segno che noi siamo comunque attenti all'utilizzo del denaro pubblico. Poi domani saremo un'altra volta qua a inaugurare un albero, saremo solo noi, non ci sarà Manuel Arcuri, saremo tutto, sarà tutto made in Naples. Siamo qua. Grazie a lei, buon Natale. Non sono luci d'artista, ma sono luci che hanno un significato per questa città. Vogliamo continuare a migliorare il decoro, lo facciamo attraverso questa illuminazione che è molto sobria, molto bella, lo facciamo in tutti i quartieri, quindi parliamo di quartieri e non di municipalità, riusciamo ad arrivare quindi in periferia e poi soprattutto, insomma, non vogliamo essere in contrapposizione con nessuno. Napoli in maniera autonoma riesce ad essere più bella e più accogliente per il Natale 2016.